Nelle dense giungle del Vietnam, durante gli anni 60 e i primi anni 70, un nemico nascosto e insidioso stava in agguato, in attesa di mietere le vite di soldati ignari. In mezzo alla brutalità e al caos della guerra del Vietnam, il Viet Cong e l'esercito nordvietnamita impiegarono una terrificante serie di trappole progettate per demoralizzare, mutilare e uccidere coloro che osavano avventurarsi nel loro territorio. Ma quali erano questi letali dispositivi e come sono arrivati a definire il conflitto che ancora tormenta i ricordi di così tante persone? Dalla famigerata fossa con punte di pungi alla frusta di bambù letale, queste trappole crudelmente geniali mietevano migliaia di vite e lasciavano innumerevoli altre fisicamente ed emotivamente segnate. Come scrisse una volta il stratega militare Sun Tzu, la suprema arte della guerra è sottomettere il nemico senza combattere. Le trappole della guerra del Vietnam incarnavano questa filosofia, seminando paura e incertezza tra le truppe e costringendole ad affrontare un nemico che era tanto invisibile quanto letale. Unisciti a noi mentre ci avventuriamo nei pericolosi campi di battaglia della guerra del Vietnam, esplorando il mondo sinistro delle trappole che incutevano terrore nei cuori dei soldati. Benvenuti nel diario di Giulio Cesare. Agguato ingegnoso, un tuffo nelle tattiche di guerriglia dei Viet Cong. Durante la guerra del Vietnam, i Viet Cong, un gruppo di guerriglieri comunisti che combatteva contro GLI Stati Uniti e le forze sudvietnamite, divennero noti per le loro tattiche astute ed efficaci. Di conseguenza, il termine tattiche di guerriglia dei Viet Cong viene spesso utilizzato per descrivere i metodi innovativi che impiegavano per superare i loro nemici nelle dense giungle e nelle risaie del Vietnam. Alla fine degli anni 50 e durante gli anni 60, i Viet Cong svilupparono una strategia complessa e altamente efficace per contrastare la superiore potenza di fuoco e le risorse degli Stati Uniti e delle forze sudvietnamite. Il loro successo si basava sulla capacità di mimetizzarsi con la popolazione locale e utilizzare il terreno naturale a loro vantaggio. Capirono anche che la loro arma più grande era l'elemento sorpresa e vi si affidarono pesantemente nella loro strategia di battaglia. Uno degli elementi chiave delle tattiche dei Viet Cong fu l'istituzione di una vasta rete di tunnel sotterranei, come i tunnel di Cu Chi, vicino a Ho Chi Minh City. Questi tunnel, spesso costruiti sotto i villaggi, permettevano ai Viet Cong di muoversi senza essere rilevati e sfuggire alle forze nemiche. Servivano anche come alloggi, spazi di stoccaggio e persino ospedali per i guerriglieri. I tunnel di Cu Chi sono ora una popolare destinazione turistica, a testimonianza delle risorse e della tenacia dei combattenti Viet Cong. La tattica più iconica dei Viet Cong, tuttavia, era l'uso delle trappole. Questi dispositivi ingegnosi erano progettati per mutilare, uccidere o demoralizzare le truppe nemiche, spesso utilizzando i materiali più semplici. Gli stecchi pungi, ad esempio, erano paletti di bambù affilati nascosti nel terreno e ricoperti di sostanze nocive per aumentare il rischio di infezione. Queste trappole diaboliche incutevano paura nei cuori dei soldati nemici ed erano notevolmente efficaci, causando innumerevoli ferite e ostacolando il movimento delle truppe. Una figura storica ben nota associata alle tattiche di guerriglia dei Viet Cong è il generale Von Nguyen Giap, il genio dietro molte delle loro campagne di successo. La sua famosa citazione «Combatteremo il nemico con la nostra astuzia e li faremo morire nella loro rabbia» racchiude la determinazione dei Viet Cong di utilizzare la loro ingegnosità per superare le avversità. Oltre alle trappole sopra menzionate, i Viet Cong impiegavano una varietà di altri metodi inventivi per infliggere danni ai loro avversari. Trappole esplosive, come le famigerate mine Bouncing Betty e le granate a mano modificate, venivano utilizzate per cogliere di sorpresa i soldati e causare devastanti ferite. Nel frattempo, trappole a rete e trappole cadenti intrappolavano le truppe nemiche, lasciandole vulnerabili ed esposte a ulteriori attacchi. L'aspetto psicologico delle tattiche dei Viet Cong non può essere sottovalutato. Cercavano di incutere paura nei loro nemici, utilizzando animali velenosi come serpenti e scorpioni nelle loro trappole e persino manomettendo cibo e forniture d'acqua. L'obiettivo era far sì che i soldati nemici mettessero costantemente in discussione la loro sicurezza e minassero il loro morale, rompendo infine la loro volontà di combattere.
fortezze sotterranee, svelare i segreti dei tunnel di Kuchi. I tunnel di Kuchi, una vasta rete di passaggi sotterranei che si estende per più di 250 chilometri, hanno svolto un ruolo fondamentale nella guerra di guerriglia del Viet Cong durante la guerra del Vietnam. Costruiti tra la fine degli anni 40 e gli anni 60, questi tunnel si estendevano dalla periferia di Saigon fino al confine cambogiano, fornendo una base nascosta per il Viet Cong per lanciare attacchi a sorpresa, spostare rifornimenti e sfuggire alla cattura. La vita nei tunnel di Kuchi era tutt'altro che facile, poiché il Viet Cong doveva confrontarsi con spazi limitati, scarsa ventilazione e la costante minaccia di scoperta. Nonostante queste sfide, i tunnel erano dotati di varie strutture che consentivano ai guerriglieri di vivere e lavorare sottoterra per periodi prolungati. Questi spazi sotterranei comprendevano dormitori, sale riunioni, cucine e persino ospedali improvvisati dove i feriti potevano ricevere trattamento. I tunnel erano progettati con genio con più livelli, ingressi segreti e uscite nascoste per confondere e scoraggiare le forze nemiche. Alcuni ingressi erano nascosti sotto i pavimenti delle case o mascherati come tumuli di termiti, mentre altri erano sommersi sotto la superficie di fiumi o risaie. I tunnel erano anche dotati di trappole, come fosse con pungi e fili trappola collegati a esplosivi, per proteggersi dagli intrusi. I tunnel di Kuchi non furono scoperti dalle forze americane e sudvietnamite fino ai primi anni 60. Una volta resisi conto dell'importanza di queste reti sotterranee, fu fatto uno sforzo concertato per localizzarle e distruggerle. Ciò portò alla formazione di unità specializzate conosciute come Ratti dei Tunnel, soldati piccoli e agili che si offrivano volontari per strisciare nei passaggi stretti e bui per cercare combattenti nemici e smantellare trappole. Un famoso ratto dei tunnel, il sergente Samuel Orozco, ricordò la sua esperienza nei tunnel di Kuchi, affermando: «Non sapevi mai cosa ti stesse aspettando dietro l'angolo successivo, un filo trappola, un serpente o forse anche un soldato del Viet Cong». Il lavoro dei ratti dei tunnel era angosciante e pericoloso, ma il loro coraggio e determinazione aiutavano a contrastare il vantaggio sotterraneo del Viet Cong. Nonostante gli sforzi dei ratti dei tunnel e delle altre forze militari, i tunnel di Kuchi continuarono a essere una sfida formidabile per le truppe degli Stati Uniti e del Vietnam del Sud. La conoscenza del Viet Cong dei tunnel e la loro capacità di navigarli con facilità permettevano loro di lanciare imboscate e poi scomparire senza lasciare traccia. Ciò lasciava le forze nemiche frustrate e demoralizzate, poiché faticavano ad adattarsi a questo terreno e stile di guerra sconosciuti. Alcuni episodi notevoli che si sono verificati nei dintorni dei tunnel di Kuchi includono la battaglia di Kuchi nel 1966 e l'operazione Cedar Falls nel 1967. Durante la battaglia di Kuchi, le forze degli Stati Uniti lanciarono un attacco su larga scala sul complesso di tunnel, ma il Viet Cong riuscì a scappare e si riorganizzò successivamente. L'operazione Cedar Falls, invece, fu una massiccia missione di ricerca e distruzione volta a scacciare il Viet Cong dal Triangolo di Ferro, una regione che comprendeva i tunnel di Kuchi. Sebbene l'operazione distrusse una parte significativa della rete di tunnel, il Viet Cong riuscì comunque a ricostruire e continuare la loro campagna di guerriglia. Il lato oscuro del bambù, la trappola dei bastoni pungi nella guerra del Vietnam. L'uso dei bastoni pungi da parte del Viet Cong durante la guerra del Vietnam è un esempio emblematico di come materiali semplici e reperibili localmente potessero essere trasformati in armi mortali. Queste trappole, costituite da paletti di bambù affilati nascosti nel terreno, erano progettate per causare gravi ferite e diffondere la paura tra le truppe nemiche, dimostrando l'ingegno e l'astuzia dei combattenti Viet Cong. Le trappole dei bastoni pungi erano tipicamente dispiegate in aree dove le forze statunitensi e sudvietnamite erano propense a viaggiare o cercare riparo, come lungo i sentieri della giungla o vicino alle rive dei fiumi. Potevano anche essere trovate attorno agli ingressi dei tunnel di Kuchi per scoraggiare e ferire coloro che tentavano di infiltrarsi nella rete sotterranea. Al fine di massimizzare il danno inflitto dai bastoni pungi, il Viet Cong spesso ricopriva le punte con sostanze nocive, come il veleno di piante velenose, o escrementi umani e animali. Ciò aggiungeva un ulteriore strato di pericolo.
poiché anche le ferite da puntura minori potevano portare a gravi infezioni e complicazioni. L'uso dei bastoni pungi risale alla prima guerra d'Indocina, quando i guerriglieri vietnamiti impiegarono tattiche simili contro le forze coloniali francesi. Tuttavia, fu durante la guerra del Vietnam che queste trappole divennero famose, poiché il Viet Cong affinò il loro design e dispiegamento per massimizzare il loro impatto sul nemico. Un famoso racconto di un incontro con un bastone pungi proviene dal soldato di prima classe Frank Herbert dei Marine statunitensi, che ebbe la sfortuna di calpestare una trappola con bastone pungi mentre era in pattuglia nel 1968. Ricordò: «Ho sentito un dolore acuto nel mio piede e prima che me ne accorgessi ero a terra, urlando dal dolore». La ferita di Herbert, benché non fosse mortale, lo tolse dalla lotta e richiese settimane di recupero. L'impatto psicologico delle trappole dei bastoni pungi sulle forze nemiche non può essere sottovalutato. La costante minaccia di inciampare in questi pericoli nascosti rendeva i soldati ansiosi e meno concentrati sui loro dintorni. Di conseguenza, il loro morale ne risentiva e diventavano più suscettibili a commettere errori. Le forze statunitensi e sudvietnamite adottarono diverse misure per contrastare la minaccia dei bastoni pungi. Svilupparono calzature specializzate con suole rinforzate per proteggersi dalle ferite da puntura e spesso inviavano esploratori davanti alla forza principale per sondare il terreno alla ricerca di trappole nascoste. Inoltre, impararono a identificare ed evitare aree dove era probabile che i bastoni pungi fossero dispiegati, come la vegetazione fitta e i radure apparentemente innocue. Tuttavia, il Viet Cong continuò ad adattare le loro tattiche in risposta a queste contromisure. Cominciarono a costruire trappole con bastoni pungi più sofisticate, con alcuni disegni dotati di meccanismi a molla o a cerniera che potevano chiudersi su un arto del soldato, causando ferite ancora più devastanti. Il pericolo invisibile, trappole e mine terrestri nella guerra del Vietnam. L'uso di trappole e mine terrestri da parte del Viet Cong durante la guerra del Vietnam ha dimostrato la loro padronanza della guerra psicologica, poiché hanno sfruttato le paure e le vulnerabilità delle forze statunitensi e sudvietnamite. Questi dispositivi mortali, che vanno dalle granate modificate alle mine sofisticate come l'infame Bouncing Betty, servivano non solo a causare danni fisici, ma anche a demoralizzare le truppe nemiche e a interrompere le loro operazioni. La Bouncing Betty, conosciuta ufficialmente come la Mina S, era un'arma particolarmente temibile che ebbe origine in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando innescata, questa mina si propulsava in aria prima di esplodere, causando devastanti ferite a chi era nelle vicinanze. Il Viet Cong ottenne queste mine da varie fonti, compresi depositi nemici catturati e spedizioni clandestine da nazioni simpatiche. Oltre alla Bouncing Betty, il Viet Cong impiegò una vasta gamma di altre trappole e mine terrestri, spesso improvvisate con materiali disponibili. Queste includevano le Toe Poppers, piccole mine progettate per mutilare piuttosto che uccidere, e le Tripwire Mines, che esplodevano quando un soldato disturbava involontariamente un filo nascosto. Alcune trappole erano addirittura progettate per assomigliare a oggetti di uso quotidiano, come rocce o fogliame, rendendole praticamente indistinguibili dall'ambiente circostante. Un esempio noto di una trappola impiegata dal Viet Cong era la granata in lattina. Questo dispositivo semplice ma letale consisteva in una granata a mano posta all'interno di una lattina vuota, con il perno tenuto in posizione da un elastico. Quando un soldato calpestava la lattina o la disturbava in qualsiasi modo, l'elastico si rilasciava, tirando il perno e causando l'esplosione della granata. Questa trappola era particolarmente insidiosa, in quanto poteva essere facilmente nascosta ed era difficile da rilevare. L'uso diffuso di trappole e mine terrestri ebbe un forte impatto sulle forze statunitensi e sudvietnamite, sia in termini di vittime che di morale. Le storie di soldati che perdevano arti o la vita a causa di questi pericoli nascosti diffondevano paura e inquietudine tra le fila. Un soldato, il soldato di prima classe Leonard Thompson, raccontò la sua esperienza con una trappola dicendo: «Non si sapeva mai quando sarebbe successo. Ogni passo poteva essere l'ultimo e ciò pesava molto sulla mente». In risposta alla minaccia posta da trappole e mine terrestri,
le forze statunitensi e sudvietnamite svilupparono varie contromisure. Impiegarono rilevatori di mine e attrezzature specializzate per rilevare e disinnescare questi dispositivi e addestrarono anche i soldati a riconoscere ed evitare luoghi comuni di trappole. Inoltre, condussero estese missioni di ricognizione aerea per identificare i campi minati nemici e pianificare i loro movimenti di conseguenza. L'arte dell'intrappolamento. Trappole di rete e caduta del Viet Cong. L'uso di trappole di rete e caduta da parte del Viet Cong ha dimostrato la loro ingegnosità e astuzia, poiché questi dispositivi semplici ma efficaci permettevano loro di immobilizzare e demoralizzare le forze statunitensi e sudvietnamite. Queste trappole servivano sia come armi fisiche che psicologiche, poiché la paura di rimanere intrappolati o cadere in una buca nascosta pesava molto sulla mente dei soldati. Le trappole di rete, conosciute anche come cattura uomini, erano progettate per intrappolare le truppe nemiche e sollevarle in aria, rendendole impotenti e vulnerabili. Queste trappole consistevano in una grande rete, spesso mimetizzata con fogliame, che veniva stesa a terra e fissata con una serie di paletti. Quando un soldato inconsapevole calpestava la rete, una corda nascosta veniva innescata, tirando la rete e sollevando il soldato da terra. Queste trappole erano spesso utilizzate in combinazione con altri dispositivi, come fili scatenanti o punji sticks, per aumentarne l'efficacia. Un esempio notevole dell'uso di una trappola di rete si verificò nel 1966, durante l'operazione Atleboro, nella provincia di Tay Ninh. Un soldato statunitense di nome sergente Michael O'Brien stava pattugliando con la sua squadra quando si trovò improvvisamente sollevato in aria da una trappola di rete. Ricordò più tardi: «È successo così in fretta che non sapevo nemmeno cosa mi avesse colpito. Un momento stavo camminando e quello dopo ero appeso a un albero». Fortunatamente per O'Brien, i suoi compagni riuscirono a tagliarlo giù e continuare la loro missione, ma l'incidente servì come severo monito del pericolo sempre presente delle trappole del Viet Cong. Le trappole di caduta, d'altra parte, erano progettate per far cadere le truppe nemiche in buche nascoste riempite di paletti affilati o altri pericoli. Queste trappole erano spesso camuffate da depressioni naturali o coperte con uno strato sottile di fogliame, rendendole difficili da rilevare. Quando un soldato calpestava la buca nascosta, la copertura cedeva, facendo precipitare il soldato nella trappola sottostante. Una delle trappole di caduta più famigerate era la trappola per tigri, una profonda buca rivestita di paletti di bambù affilati. I paletti erano spesso spalmati di veleno o escrementi per aumentare la probabilità di infezione e rallentare il processo di guarigione. Queste trappole erano particolarmente temute dalle forze statunitensi e sudvietnamite, poiché la prospettiva di cadere in una buca di punte era terrificante. Un racconto agghiacciante di un soldato sudvietnamita, il tenente Tran Van Tuan, illustra la natura macabra di queste trappole. Raccontò: «Ho visto un mio amico cadere in una trappola per tigri durante una pattuglia. Le punte gigli hanno perforato le gambe ed era impossibile tirarlo fuori senza causare ulteriori danni. Abbiamo dovuto chiamare un elicottero Medevac e ci sono volute ore per estrarlo in sicurezza». Guerra velenosa. L'uso da parte del Viet Cong di creature velenose e sabotaggio. L'impiego da parte del Viet Cong di animali velenosi e l'avvelenamento di cibo e acqua incarnano la loro padronanza della guerra psicologica. Nei loro sforzi per minare il morale del nemico e creare un ambiente di paura, si sono rivolti alle creature più pericolose della natura e a metodi sottili di sabotaggio. Serpenti e scorpioni erano frequentemente utilizzati dal Viet Cong come parte del loro arsenale mortale. Queste creature venivano posizionate in scomparti nascosti, trappole esplosive o addirittura nelle aree di riposo dei soldati, dove i loro morsi velenosi potevano incapacitare o uccidere. Una tattica famigerata prevedeva di mettere serpenti velenosi nei sacchi dei soldati americani e sudvietnamiti mentre dormivano, portando a un risveglio sgarbato e potenzialmente mortale. La paura di incontrare queste creature nelle dense giungle del Vietnam aggiungeva un ulteriore strato di ansia all'ambiente già impegnativo. Un incidente notevole, che coinvolse l'uso dei serpenti come armi, si verificò nel 1967, quando un marine statunitense di nome caporale, John Harker, fu morso da un krait mortale
durante una pattuglia nella provincia di Quang Tri. Harker descrisse in seguito l'incidente dicendo: «Ho sentito una puntura acuta sul mio braccio e ho visto il serpente scivolare via. Entro minuti, tutto il mio braccio divenne insensibile e potevo a malapena muovermi». Fortunatamente, i compagni di Harker dal pensiero rapido applicarono un laccio emostatico e chiamarono un elicottero Medevac, salvandogli la vita. Questo incontro, tuttavia, lasciò Harker con una paura perenne dei serpenti e servì come severo monito dell'ingegnosità del Viet Cong. Oltre a utilizzare creature velenose, il Viet Cong era noto per avvelenare cibo e acqua, causando malattie e addirittura la morte tra le truppe nemiche. Questi atti di sabotaggio colpivano le necessità fondamentali della vita, creando un'atmosfera di costante vigilanza e diffidenza. Non era raro che le forze statunitensi e sudvietnamite trovassero cibo o acqua avvelenati, lasciati indietro dalle unità del Viet Cong in ritirata. Un tale caso si verificò nel 1968, quando un'unità sudvietnamita scoprì una scorta di riso avvelenato nel delta del Mekong. Il riso era stato trattato con una sostanza tossica che causava gravi disturbi gastrointestinali quando ingerito. Diversi soldati si ammalarono dopo aver consumato il riso contaminato, ma fortunatamente non ci furono perdite di vite. Questo incidente, tuttavia, indusse a prendere precauzioni più rigorose riguardo al consumo di cibo e acqua tra le forze alleate. L'uso da parte del Viet Cong di animali velenosi e tattiche di sabotaggio si estendeva anche ai propri ranghi. In un tentativo disperato di mantenere la disciplina e la lealtà, i leader del Viet Cong talvolta usavano la minaccia dell'avvelenamento come deterrente contro la diserzione o la collaborazione con il nemico. Una disertora del Viet Cong, Nguyen Thi Lan, ricordò l'avvertimento inquietante che ricevette dal suo comandante: «Se ci tradirai o cercherai di scappare, ti troveremo tu e la tua famiglia, e ci assicureremo che ogni pasto che mangerai sarà l'ultimo». La minaccia silenziosa, trappole di filo del Viet Cong. Tra le innumerevoli tattiche impiegate dal Viet Cong durante la guerra del Vietnam, l'uso delle trappole di filo rappresenta uno dei metodi più insidiosi ed efficaci per causare ferite e morte ai loro nemici. Utilizzando materiali semplici e sfruttando il terreno della densa giungla, il Viet Cong trasformò il campo di battaglia in una vera e propria casa degli orrori, con trappole come la trappola scatto e la trappola scivolata. Le trappole scatto, note anche come trappole frusta, erano progettate per infliggere ferite improvvise e gravi. Queste trappole erano tipicamente costruite attaccando una lunghezza di filo ad un albero piegato o ad un gambo di bambù sotto tensione. Un'estremità del filo sarebbe stata ancorata al suolo, mentre l'altra estremità sarebbe stata dotata di un oggetto appuntito, come un uncino metallico o delle punte. Quando un soldato ignaro inciampava nel filo, l'albero o il gambo di bambù scattava indietro con una forza tremenda, spingendo l'oggetto appuntito nella vittima con una potenza sufficiente a causare gravi ferite o addirittura la morte. Un racconto agghiacciante di un soldato dell'esercito statunitense di nome Soldato James O'Neill dettaglia il suo incontro con una trappola scatto nel 1966. O'Neill era in pattuglia nelle giungle della provincia di Binh Dinh quando inciampò in un filo trappola. Ricordò: «Non ho nemmeno visto il filo finché non è stato troppo tardi. All'improvviso ho sentito un dolore intenso alla gamba e ho guardato giù per vedere un uncino metallico conficcato profondamente nel mio polpaccio. Non potevo camminare e i miei compagni dovevano portarmi via di lì». La storia di O'Neill è solo una delle tante che illustrano i pericoli e la paura che queste trappole di filo instillavano nelle truppe nemiche. Le trappole scivolate, d'altra parte, erano progettate per sfruttare il terreno e far perdere l'equilibrio alle vittime, facendole cadere in una fossa preparata o su pali appuntiti. Queste trappole consistevano in una superficie liscia e inclinata verso il basso, camuffata con foglie e rami, spesso posizionata lungo un sentiero frequentemente utilizzato. Un filo trappola sarebbe stato posizionato strategicamente in cima alla pendenza e, quando innescato, la vittima avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe scivolata nella trappola, subendo gravi ferite o addirittura la morte. Un aneddoto particolarmente inquietante proviene da un soldato sud-vietnamita, il tenente Tran Quoc Hung, che ha incontrato una trappola scivolata nel 1970. Egli raccontò:
Stavamo avanzando nella giungla quando uno dei miei uomini inciampò in un filo e improvvisamente il terreno sotto di lui cedette. Scivolò in una fossa piena di pali di bambù affilati e non c'era nulla che potessimo fare per salvarlo. Il ricordo di quel giorno tormentò Tran per il resto della sua vita, fungendo da macabro promemoria della natura astuta e letale delle trappole di filo del Viet Cong. Sfidando i pericoli nascosti, disabilitando le trappole del Viet Cong, mentre le forze statunitensi e sudvietnamite lottavano con la minaccia costante delle trappole mortali del Viet Cong, si resero presto conto della necessità di sviluppare contromisure per proteggere le loro truppe e mitigare l'impatto fisico e psicologico di questi pericoli nascosti. Attraverso l'innovazione e l'adattamento, idearono vari metodi e strumenti per disabilitare e prevenire le trappole del Viet Cong, invertendo l'andamento del conflitto e salvando innumerevoli vite. Una delle figure chiave nello sviluppo di contromisure contro le trappole del Viet Cong fu il capitano Ernest Ernie Brace, un ingegnere dell'esercito statunitense che arrivò in Vietnam nel 1963. Dopo aver assistito agli effetti devastanti delle trappole del Viet Cong sulle truppe americane, Brace si determinò a trovare modi per contrastare questi insidiosi dispositivi. Iniziò a studiare le trappole catturate e a lavorare a stretto contatto con Gilli e alleati locali per sviluppare una comprensione completa delle tattiche del Viet Cong. Con le conoscenze acquisite dalla sua ricerca, Brace e la sua squadra formularono una serie di linee guida e tecniche per rilevare e disarmare le trappole del Viet Cong. Addestrarono i soldati a riconoscere i segni di vegetazione manomessa e di terreno disturbato, a individuare i fili trappola e ad avvicinarsi con cautela alle aree sospette. Queste linee guida enfatizzavano anche l'importanza della comunicazione tra i soldati per condividere informazioni su possibili trappole e garantire che tutti fossero vigili e informati. Oltre ad addestrare i soldati nel rilevamento delle trappole, le forze statunitensi e sudvietnamite svilupparono anche strumenti specializzati per disarmare e neutralizzare le trappole del Viet Cong. Una di queste innovazioni fu la sonda per trappole, un lungo bastone metallico con una punta curva che i soldati usavano per sondare il terreno davanti a loro in cerca di trappole nascoste. Spingendo delicatamente la sonda nel suolo, potevano rilevare la presenza di una trappola senza innescarla, permettendo loro di disarmarla o evitarla in sicurezza. Anche le unità canine svolsero un ruolo fondamentale nel rilevamento e disarmo delle trappole. Questi cani altamente addestrati, spesso pastori tedeschi o Labrador Retriever, erano in grado di rilevare il profumo della presenza umana e della terra disturbata, allertando i loro conduttori su possibili trappole. Questi eroi canini non solo salvarono innumerevoli vite umane, ma fornirono anche una compagnia inestimabile e un supporto emotivo ai loro conduttori e ai soldati. Gli sforzi per contrastare le trappole del Viet Cong si estesero anche oltre il campo di battaglia. Tornati negli United States, ingegneri e ricercatori lavorarono instancabilmente per sviluppare nuove tecnologie e attrezzature protettive per schermare le truppe dagli effetti devastanti delle trappole. Innovazioni come armature leggere, stivali resistenti alle perforazioni e caschi specializzati furono tutti prodotti di questa ricerca instancabile di una migliore protezione per coloro che erano in prima linea. Ingegnoso inganno, un arazzo storico dell'inganno nella guerra. Nella storia, l'inganno ha svolto un ruolo significativo nella strategia militare, plasmando l'esito di innumerevoli conflitti. Mentre l'uso delle trappole e della guerra di guerriglia del Viet Cong, nella guerra del Vietnam, è un esempio lampante di tali tattiche, è essenziale riconoscere che erano ben lontani dall'essere l'unica forza ad impiegare l'inganno nella ricerca della vittoria. Dalla guerra di Corea fino a conflitti ancora più antichi, l'arte dell'inganno ha continuato a evolversi, rispecchiando la natura in costante cambiamento della guerra stessa. La guerra di Corea, che ebbe luogo dal 1950 al 1953, vide sia la Corea del Nord che quella del Sud, così come i loro rispettivi alleati, impiegare varie forme di inganno per sopraffare i loro nemici. Ad esempio, le forze nordcoreane fecero uso di tecniche di mimetizzazione e occultamento, nascondendo la loro artiglieria e altri beni militari in bunker sotterranei ben nascosti o in caratteristiche naturali del terreno.
Inoltre, impiegarono tattiche colpisci e scappa, simili a quelle del Viet Cong, utilizzando la loro conoscenza del difficile paesaggio coreano per colpire rapidamente prima di svanire nell'ombra. Dall'altra parte del conflitto, le forze sudcoreane e dell'ONU impiegarono l'inganno sotto forma di campagne di disinformazione, volte a interrompere le comunicazioni nemiche e a seminare confusione tra le file nordcoreane. Un notevole episodio si verificò nell'ottobre 1950, quando un piano di inganno dell'ONU chiamato Operazione Polcharge convinse con successo le forze nordcoreane che un importante assalto anfibio era imminente, dirottando la loro attenzione e risorse lontano dalle vere linee del fronte. Andando ancora più indietro nel tempo, la Seconda Guerra Mondiale vide l'uso diffuso dell'inganno, con sia gli alleati che le potenze dell'asse che impiegavano una vasta gamma di tattiche per ottenere un vantaggio sul campo di battaglia. Il famoso Ghost Army dell'esercito degli United States, ad esempio, era un'unità incaricata di creare illusioni di grandi movimenti di truppe e di spiegamenti utilizzando carri armati gonfiabili, trasmissioni radio false e altre forme di inganno. Questo inganno ebbe tanto successo che l'intelligence tedesca sopravvalutò notevolmente la forza delle forze americane durante il conflitto. Allo stesso modo, i britannici fecero largo uso di doppi agenti e campagne di disinformazione per tenere le potenze dell'asse nel dubbio. L'elaborato trucco noto come Operazione Mincemeat vide l'intelligence britannica piantare documenti falsificati su un cadavere vestito da ufficiale britannico, che fu poi lasciato cadere nelle mani tedesche. Questi documenti falsi indussero con successo i tedeschi a credere che gli alleati stessero pianificando un'invasione della Grecia, piuttosto che il loro vero obiettivo, la Sicilia. Anche nell'antichità, l'inganno giocò un ruolo cruciale nella guerra. Il famoso esempio del cavallo di Troia, come raccontato nell'Iliade di Omero, dimostra come i greci utilizzarono l'astuzia e l'inganno per infiltrarsi e conquistare la città di Troia. Allo stesso modo, il stratega militare cinese Sun Tzu, nel suo influente trattato L'arte della guerra, sottolinea l'importanza dell'inganno nel raggiungimento della vittoria, con la famosa citazione «Tutta la guerra si basa sull'inganno». Echi di guerra. L'impatto duraturo delle trappole Viet Cong sui soldati e sulla terra. L'uso estensivo delle trappole da parte dei Viet Cong durante la guerra del Vietnam ha avuto profonde conseguenze sia sui soldati che le hanno affrontate, sia sul paesaggio della regione, lasciando un'eredità che perdura a lungo dopo la fine del conflitto. Queste trappole, spesso rudimentali ma terribilmente efficaci, non solo hanno inflitto gravi danni fisici alle forze degli Stati Uniti e del Vietnam del Sud, ma hanno anche giocato un ruolo significativo nel minare il loro morale e nel plasmare il loro approccio tattico. Mentre le forze degli Stati Uniti e del Vietnam del Sud si avventuravano nelle fitte giungle e nel terreno insidioso del Vietnam, hanno rapidamente appreso che le trappole nascoste messe in atto dai Viet Cong erano una minaccia costante. L'incertezza su se il passo successivo potesse risultare in una ferita raccapricciante o addirittura nella morte ha avuto un forte impatto psicologico sui soldati. Questa paura sempre presente ha portato ad un aumento dello stress e dell'ansia, erodendo lo spirito combattivo delle truppe e contribuendo al generale disincanto nei confronti dello sforzo bellico. Inoltre, le trappole hanno costretto le forze degli Stati Uniti e del Vietnam del Sud ad adattare le loro tattiche in risposta alla natura non convenzionale del conflitto. Le formazioni militari tradizionali e le strategie si sono dimostrate meno efficaci di fronte a minacce così elusive e mortali. Di conseguenza, le forze degli Stati Uniti e del Vietnam del Sud hanno dovuto fare maggiormente affidamento su tattiche di piccole unità, pattuglie e missioni di ricognizione, entrando spesso in territorio ostile con un supporto limitato. Questo cambiamento di approccio ha ulteriormente esposto i soldati ai pericoli delle trappole dei Viet Cong, creando un circolo vizioso di paura e adattamento. Tuttavia, l'impatto di queste trappole non è stato limitato ai soldati che le hanno affrontate durante la guerra. Il paesaggio del Vietnam, della Cambogia e del Laos porta ancora i segni di questi brutali dispositivi, con innumerevoli ordigni inesplosi e trappole rimasti nascosti nelle foreste e nei campi della regione. Questi resti di guerra continuano a rappresentare una minaccia significativa
per le popolazioni locali, che devono affrontare questa eredità mortale quotidianamente. Un esempio particolarmente toccante dell'impatto duraturo di queste trappole è la storia di Aki Ra, un ex bambino soldato dei Khmer Rossi. Dopo la guerra, Ra ha dedicato la sua vita alla rimozione delle mine terrestri e degli ordigni inesplosi dalle campagne della Cambogia, fondando infine il Museo e Centro di Soccorso Cambogiano per le Mine Terrestri. I suoi sforzi instancabili non solo hanno salvato innumerevoli vite, ma hanno anche aumentato la consapevolezza degli effetti duraturi di questi dispositivi sulla regione e sulla sua gente. L'impatto psicologico delle trappole continua a risuonare tra i veterani che hanno prestato servizio nel conflitto. Per molti, i ricordi inquietanti dei loro incontri con questi dispositivi hanno lasciato profonde cicatrici emotive, contribuendo ai tassi elevati di disturbo da stress post-traumatico, PTSD, tra i veterani della guerra del Vietnam. Organizzazioni come i Veterani del Vietnam dell'America hanno lavorato per fornire sostegno e risorse a questi veterani, aiutandoli a far fronte agli effetti persistenti delle loro esperienze nella guerra. Nelle loro proprie parole, voci dai pericoli nascosti della guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam è stato un conflitto carico di pericolo e incertezza, e l'uso estensivo di trappole esplosive da parte del Vietcong ha solo servito ad aumentare il senso di terrore provato da coloro che vi hanno combattuto. Condividendo le storie personali e le testimonianze dei veterani che hanno incontrato queste minacce nascoste di persona, possiamo ottenere una comprensione più profonda dell'impatto profondo che queste tattiche hanno avuto sulla vita di coloro che hanno servito. Una di queste storie proviene da John Thompson, un veterano dell'esercito degli Stati Uniti che ha prestato servizio in Vietnam dal 1968 al 1969. Ricorda il giorno in cui il suo plotone fu mandato a investigare su una possibile riserva di rifornimenti del Vietcong. Mentre si muovevano attraverso la giungla, uno dei suoi compagni di squadra innescò involontariamente un filo trappola, facendo esplodere un esplosivo nascosto. In un istante, il soldato fu gravemente ferito e Thompson rimase con il memoria tormentata di quel giorno. Più tardi commentò: «Non sapevi mai dove fossero e sembrava che fossero ovunque. Quella è stata la parte più spaventosa della guerra per me». Un altro veterano, James Walker, racconta l'esperienza agghiacciante di essere catturato in una trappola di filo del Vietcong. Come membro di una pattuglia di ricognizione, aveva il compito di muoversi furtivamente tra i cespugli per raccogliere informazioni sui movimenti nemici. Un giorno fatale, sentì un tirare improvviso sulla gamba, seguito da un dolore lancinante. Un palo di bambù affilato gli aveva trafitto il polpaccio a causa di una trappola di filo. L'esperienza lo lasciò non solo con cicatrici fisiche, ma anche con una profonda paura delle minacce invisibili che si nascondevano nell'ombra. Patricia Johnson, un'infermiera che ha prestato servizio in un ospedale da campo durante la guerra, è stata testimone delle conseguenze devastanti delle trappole del Viet Cong in numerose occasioni. Ha raccontato la storia di un giovane soldato sudvietnamita che era stato catturato in una trappola con serpenti velenosi. Il soldato era stato morso più volte e il veleno aveva avuto un effetto catastrofico sul suo corpo. Nonostante i migliori sforzi del team medico, alla fine cedette alle tossine. Johnson rifletté sul senso di impotenza che lei e i suoi colleghi provavano di fronte a pericoli così insidiosi. Un aneddoto commovente viene da Charles Nguyen, un ex soldato sudvietnamita che in seguito è emigrato negli United States. Ricorda di essere stato catturato dal Viet Cong e costretto a guardare mentre i suoi compagni soldati erano sottoposti a un'orribile prova. I carcerieri avevano messo degli scorpioni dentro piccole gabbie di bambù e li avevano allacciati intorno al collo dei soldati. I prigionieri furono poi lasciati a sopportare il tormento delle punture degli scorpioni, un crudele promemoria delle tattiche spietate del Viet Cong. Dopo il suo rilascio, Nguyen portò con sé il ricordo di quella notte, un'inquietante promemoria del lato oscuro della guerra. Mentre concludiamo il nostro viaggio attraverso i pericoli nascosti della guerra del Vietnam, ci viene ricordato l'impatto profondo che queste trappole astute e tattiche hanno avuto sulla vita di coloro che hanno servito. L'ingegnosità del Viet Cong, unita alla resilienza e al coraggio dei soldati e del personale di supporto che hanno affrontato questi pericoli, ha lasciato un segno indelebile nella storia.
nelle parole del generale dell'esercito degli United States, William Westmoreland, che comandò le forze americane durante la guerra del Vietnam, la guerra è paura avvolta nel coraggio. Infatti, le storie che abbiamo condiviso oggi sono una testimonianza del coraggio di coloro che hanno affrontato le loro paure di fronte all'ignoto, navigando in un mondo carico di minacce invisibili. Mentre riflettiamo sulle lezioni e gli eredità della guerra del Vietnam, non dimentichiamo mai il sacrificio e il valore degli uomini e delle donne che hanno affrontato questi pericoli nascosti e perseverato attraverso l'avversità.